Avvocato, una domanda. Se ci racconta brevemente cosa succede. Guardi, la questione è molto semplice. Sono le 18:25 e la signora Meyer ha degli agenti messi di fronte a lei. Io ho notificato, comunicandola, lasciandone copia, alle forze dell'ordine che, oltre alla signora Meyer che è proprietaria, sono presenti circa 50 accomodatari, che sono titolari di un diritto sul bene di proprietà della signora Meyer, che ai sensi di legge hanno il diritto di partecipare alle operazioni di esproprio. Diritto espresso proprio dalla legge, possono partecipare i titolari. Purtroppo gli agenti delle forze dell'ordine impediscono l'accesso a questi titolari. La situazione è questa. Quindi... Per caso qualcuno di Telt si è palesato? Guardi, ci sono dei signori con delle giacche con un logo, ma sono completamente travisati, con cappucci, occhiali, maschere, non hanno fornito la loro generalità, non sappiamo chi siano. Venga qui e risponda quando le parli. Va bene. Oltretutto anche maleducato. Perché è inutile che faccia il furbo. Io ho il diritto di entrare, giusto? E lei viene qui e parla con me. Sei una persona civile, viene qui e parla con me e mi ascolta. Lei da 45 minuti sta impedendo l'accesso, sta rifiutando l'accesso al terreno di proprietà del signor Meyer della mia assistita. Troveremo il modo poi di riconoscere chi sia lei. Deve entrare, è stata invitata alle 5, abbiamo tempo fino alle 6. Lei non sappiamo chi sia, deve spiegarci meglio le cose. Ma deve scavalcare! Il cancello è chiuso! Signor Telt, il cancello è chiuso! Col cancello chiuso è difficile passare. No Maria, perché non ci sto. Se vuole dimostrarci che lei riesce a passare attraverso questo cancello, noi siamo con te. Ma andate a lavorare! E questo qua chi è? Riprendete. Potrei parlare con lei, che ci siamo parlati prima. No, ma io non sto parlando. Scusi, lei con questa mascherina non so neanche chi sia, volevo parlare col funzionario dell'ordine pubblico. No. Non se... Mi scusi, posso chiederle chi è il funzionario deputato dell'ordine pubblico? Col piede dentro e poi vediamo. Il comandante della compagnia dei carabinieri di Susa mi ha detto che il responsabile degli accessi è un funzionario della Polizia di Stato. Noi abbiamo una legge che le dice che lei può partecipare alle operazioni di esproprio e abbiamo anche la stessa legge che dice che alle operazioni, l'articolo 24 del testo unico sugli espropri, che dice possono partecipare alle operazioni titolari di diritti reali o personali sul bene. Non lo contate, comunque vedo un certo numero di nominativi. Quindi siccome alle operazioni per legge possono partecipare il proprietario e i titolari di diritti come queste persone, io direi che adesso, se lei è d'accordo, lei e i comodatari, e quindi i titolari di questi diritti, entrate nel suo immobile per fare lo stato di consistenza. C'è un signore lì che fa così. Ma io, quel signore, guardi, purtroppo essendo un signore travisato, io lo, se mi permette, io con lui non dialogo perché non conosco, non si è qualificato, non conosco il nome e il cognome. Ha il viso mascherato completamente, ha pure gli occhiali da sole, quindi non lo considererei, potrebbe essere chiunque. Potremmo, a questo punto io chiedo che i comodatari dell'immobile si presentino ed entrino assieme a lei per partecipare alle operazioni. Alle ore 18 in punto finirà la visita. Allora ce l'ha la lingua. Su mandato che lei mi ha conferito, chiedo se sono presenti i titolari di contratto di comodato d'uso gratuito sul suo terreno che ai sensi di legge, lo rileggo, l'articolo 24 del codice testo unico sugli espropri che dice possono partecipare, comma 3, possono partecipare alle operazioni di titolari di diritti reali e personali sul bene e comodato d'uso gratuito è un diritto personale sul bene, sono presenti e che si accedano all'area. Quindi il signor Alberto Perino è presente? Sì. La signora Meyer è presente. Io leggo anche Roberta Bonetto. Presente. Elena Pozzallo. Presente. Francesca Frediani. Noi entriamo man mano che ci chiamano. Loredana Bellone. Presente. Marco Scibona.
Man mano Marco, che ci chiama entriamo. Pierangelo Favario, Favario, presente. Diego Fulcheri, sì, Marina Clerico, presente. Franco Trivero, presente. Ezio Bertoc, presente. Jessica Costanzo, Guida Fissore, presente. De Masi Gianna, presente. Ciastano Luciano, presente. Bianco Liliana Maria, presente. Ok. Elenco lunghissimo. Antore Eugenio, Pisano Raffaele, sì. Vannese Ermelinda, sì. De Gioia Lallo, Salvano sì. Rosa Paola, Marabotto Gianmario, Darchino Carlo, Cavallero Elisa, Paci Irene Aurora, Sibilio Elena, Tesse Maria Grazia, Fusaro Moscone, Pistol, Tiberio, Rinalducci, Iusaz, Roggero, Rossino, Buso, Bonino, Tassotti, sì. Fontana, Geninati, Cassano, sì, non c'è? Tutti. Siamo presente. Okay. Cassano, Gesnelli, Dabetic, sì. Ali, Iovato, sì. De Filippi, abbiamo quasi finito, Della Malva, sì. Ramello, sì. Garberi, Abba, Antemusù, Bruno, Acquaviva, Giordano, Mottola e Casel, Luigi. Ok, allora, queste persone... Io non ho sentito i presenti, vorrei sentire i presenti di tutti. Che il signor Pelto da dirci man mano entriamo così vede che siamo presenti. Facciamo una foto così arriviamo. Volete continuare? No! Ascolta, si tolga gli occhiali se vuole vedermi negli occhi. Si tolga i suoi. Signora May, io direi, visto che abbiamo individuato il suo nome e coloro che possono partecipare, entriamo. Sono autorizzati a entrare la signora e l'avvocato. E comodate! Faccio l'appello, così ci vede, prego. Uno a uno. Prego. Prego, andate coloro che sono individuati come comodatari, eh? Ok, come comodatari. Formalmente, in questo momento, che circa 50 comodatari indicati da questo contratto che poi consegnerò o se non verrà preso depositerò presso di voi, non possono accedere perché le forze dell'ordine dicono che è vietato l'ingresso. Vi notifico con questo atto che voi state in questo momento violando il diritto dei comodatari. Io la consegno a lei, se lei la vuole prendere, se non la vuole prendere io faccio vedere che lo deposito nella zona controllata dalle forze dell'ordine in modo che rimanga a loro disposizione. Rimanga lì, è stato depositato, è noto, e quindi non si può più affermare che le forze dell'ordine non sapessero che a 50 comodatari oggi viene impedito l'accesso